Buongiorno, sono Elena Colombetta, sono un'impiegata comunale da lunga data, nata a Trieste, vissuta a Trieste da sempre e mi trovo oggi in un giardino di Trieste, che è il giardino di Piazza Ortis, recentemente riqualificato. Oltre al mio lavoro mi dedico al teatro amatoriale con una compagnia dell'Armonia e alla lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 6 anni per la promozione della lettura. Oggi sono molto lieta di far parte di questo progetto che coinvolge gli alberi di Trieste, non solo per il valore ambientale, ecologico, ma anche per il valore educativo, visto che ho a che fare con i bambini, che molto spesso portiamo a leggere anche in location come questa, con il verde all'aperto, e dove sono molto lieti di intervenire. Sono stata abbinata, diciamo, all'ippocastano, che è un albero che apprezzo molto in quanto è simbolo di eleganza e di sincerità. Mi piacciono soprattutto i suoi fiori, che possono essere di varie sfumature, bianchi, rosa, e quando fioriscono sono veramente belli. Purtroppo ultimamente sono affetti da una malattia che li rovina, e speriamo che essendocene tanti a Trieste, speriamo che resistano, insomma. Ancora a chiusura di questa breve intervista, di cui non voglio dilungarmi, volevo citare una curiosità: una castagna d'India, quindi la castagna dell'ipocastano che non si può mangiare, tenuta in tasca, preserva dei raffreddori, forse magari anche non solo da quelli.